siamo qui oggi a Villa Vogel, in uno dei più belli angoli del nostro quartiere, per un gesto simbolico importante, cioè dedicare un momento di ricordo e un angolo del nostro territorio a Abdul Kribe. In questo prato vengono a giocare i bambini, al pallone. Penso che questi bambini verranno a rincorrere il pallone e vedranno questa targa. È importante che ci sia, perché ci stiamo abituando a segnali soltanto di cattiveria, un governo che dice siamo cattivi con gli immigrati, siamo cattivi con i diversi, marginiamoli. E questo penso sia importante, che questi luoghi di incontro, di infanzia e tutto abbiano queste forme di testimonianza. Poi immagino, io qui ci ho portato i miei nipoti, immagino i bambini di 6 anni non appena cominciare a leggere, che vedranno questa targa, domanderanno perché, cos'era, cos'è il razzismo, chi era Abdul. Insomma, è un seme per il futuro, stiamo seminando per il futuro e questo è importante. Consegniamo ad Abdul la nostra storia che a Firenze di impegno contro ogni razzismo e per i diritti degli immigrati e soprattutto di poter arrivare a un'uguaglianza effettiva di diritti rispettando le loro culture e cercando di sviluppare luoghi e impegni di convivenza per quanto riguarda il loro inserimento nella nostra società. Vogliamo stare accanto a loro e condividere con loro questa nostra società. Potremmo definire questa una preghiera laica, un ricordo ma anche un tassello in più. Con le stesse parole che Zohra Mousisi, un pittore della deportazione nazista, usò per titolare una mostra dei suoi dipinti realizzati durante la prigionia Dachau. Zoran titolò la sua mostra "Noi non siamo gli ultimi". Non voleva dire solo dopo di noi ce ne saranno altri, ma anche non stiamo facendo abbastanza perché non ce ne siano altri. E questa vuole essere anche una riflessione per noi donne, uomini democratici di sinistra, civili, perché spesso non riusciamo a dare risposte giuste a domande di bisogni, a desideri insoddisfatti della società, e queste risposte le dà la destra, una destra reazionaria. Questo vuole essere un simbolo che in qualche modo ci aiuta a riflettere anche su quello che stiamo vivendo, cioè su una realtà che ci sgomenta e ci angoscia ogni giorno di più per il paese che stiamo diventando, per capire bene come sia possibile che appena in questi giorni sia all'esame del Parlamento una legge che di fatto legittima le ronde, questo clima di canea reazionaria. Mi sembra che questa iniziativa cada abbastanza a proposito, perché dopo la morte, la tragica morte di Abdul, ci sono stati altri numerosi episodi di razzismo e attualmente mi sembra che il razzismo sia penetrato a fondo proprio nelle linee e nei provvedimenti del governo, quindi c'è la necessità di una risposta e anche atti simbolici come questo servano in questa direzione. Un luogo dove elaborare i pensieri, dove riflettere e dove magari in silenzio filtrare le proprie emozioni freddamente, superando questa visceralità, questa pancia. Importante dedicare con un gesto simbolico ad Abdul e a tutti gli Abdul di questo mondo, non solo a lui ma a tutti i nostri ragazzi, sono i nostri ragazzi, qualunque sia la loro fede, la loro nazionalità, la loro pelle, sono i nostri giovani, sono i nostri cittadini, e quindi è davvero importante per noi poterlo ricordare e che questa memoria rimanga davvero oggi ma anche per gli anni a venire.